Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova video lezione. Vi ricordo che in descrizione ho indicato il link del mio canale YouTube dove potete trovare tantissime lezioni di chimica generale. Oggi parliamo del legame covalente polare. Abbiamo visto nelle precedenti lezioni, a proposito del legame covalente puro, detto anche omopolare, che questo tipo di legame si va a generare tra elementi uguali che presentano pertanto stessa elettronegatività. Il fatto che gli elementi abbiano stessa elettronegatività significa che gli elettroni di valenza sono equamente condivisi dai due elementi e che pertanto la molecola non presenta delle regioni a carica, a parziale carica positiva o a parziale carica negativa, per cui la molecola si dice apolare. Quando invece consideriamo elementi chimici a differente elettronegatività, invece accade questo, che l'elemento più elettronegativo andrà ad attrarre verso di sé l'elettrone o gli elettroni dell'elemento a cui è legato. Questo che cosa andrà a generare? Andrà a generare la formazione di quello che viene definito dipolo. In questo caso è un dipolo permanente che viene rappresentato attraverso questo simbolismo. Consideriamo il legame tra idrogeno e fluoro. In questo caso il fluoro, che è il più elettronegativo, presenta valore pari a 4.0, mentre l'idrogeno ha valore pari a circa 2.1. Quindi il fluoro, che è più elettronegativo, andrà ad avvicinare verso di sé l'elettrone dell'idrogeno e questo andrà a determinare quello che dicevo prima, la formazione di un dipolo che viene indicata con questo simbolismo. Laddove c'è un addensamento di carica maggiore elettrica viene indicato con delta meno, dove abbiamo una minore densità di carica elettrica viene chiamato con delta più, quindi questo è un dipolo permanente. Possiamo osservare anche dalla figura che vi ho indicato, cosa accade quando il fluoro attira verso di sé l'elettrone dell'idrogeno. Quindi il fluoro aumenta la propria, il proprio volume proprio perché ha diciamo, assunto, avvicinato verso di sé l'elettrone, l'idrogeno diminuisce il proprio volume. L'aumento di volume del fluoro determina una diminuzione di elettronegatività, mentre la diminuzione del volume dell'idrogeno andrà ad aumentare conseguentemente il valore di elettronegatività. Ricordiamoci che l'elettronegatività non è un valore che è definito da energia, ma è una scala che è stata proposta proprio per andare a vedere il tipo di legame che si può generare tra elementi chimici. Quindi l'elettronegatività si manifesta soltanto quando si vanno a legare i due elementi chimici. Detto questo, ci sono delle regole empiriche che ci permettono di definire se un legame è covalente puro, covalente eteropolare e ionico. Queste regole ci dicono che se la differenza di elettronegatività delta è compresa tra 0,0 e 0,4, il legame è di tipo covalente puro. Se la differenza di elettronegatività è compresa tra 0,4 e 1,7, per la verità alcuni testi parlano anche di 1,9, abbiamo a che fare con un legame covalente eteropolare, quindi legame eteropolare. Se la differenza di elettronegatività è maggiore di 1,7-1,9, abbiamo a che fare con un legame ionico. Cioè, in questo caso, la elevata differenza di elettronegatività può determinare l'allontanamento vero e proprio dell'elettrone dall'elemento meno elettronegativo verso quello più elettronegativo. Quindi il discorso che do dobbiamo fare e dobbiamo impostare è il seguente. Noi potremmo dividere i legami, visto che li abbiamo spiegati, in due categorie.
categorie, cioè il legame covalente puro e il legame ionico. Il legame covalente puro, che è possibile immaginare, quindi è possibile che esista, ha un valore di carica nulla, cioè nel senso, se consideriamo il fluoro, legame tra fluoro e fluoro, avendo stessa elettronegatività, il valore elettrostatico è pari a zero, quindi il valore è nullo. E quindi parliamo di legame covalente puro. Se consideriamo il caso opposto, per esempio l'NaCl, che cosa accade? Che il sodio perde un elettrone, quindi diventando un catione, il cloro acquista l'elettrone diventando un anione, e abbiamo quindi un trasferimento netto di una carica elettrica da un elemento a un altro, e quindi abbiamo valori netti più 1 e meno 1. In realtà in natura non esiste un legame ionico puro al 100%. Quell'elemento che si avvicina maggiormente al legame ionico puro al 100% è il cesio, è il fluoruro di cesio, quindi CSF, che ha un valore di ionicità pari al 92%, quindi non esiste in natura un legame ionico al 100%. Pertanto, considerato questo aspetto, parliamo più correttamente di che cosa? Di percentuale ionica di un legame o di percentuale di carattere ionico o elettrostatico di un legame. La tabella che vi riporto ci dice, per esempio, guardando gli spaccati, che se la differenza di elettronegatività è pari a 0,1, il carattere ionico è 0,5. Se consideriamo che la differenza di elettronegatività è pari a 3,0, il carattere ionico è pari all'89%. Quindi, come dicevo, non esiste un legame ionico puro al 100%, ma molto prossimo, in quanto esiste sempre una piccola, seppur piccola, percentuale di carattere di legame covalente. Mentre dicevo, è possibile immaginare la presenza di legami covalenti puri in elementi come, per esempio, l'ossigeno, quindi O2, l'azoto, N2, anche l'idrogeno, H2. Per il legame ionico invece non abbiamo questa, non abbiamo una purezza del legame al 100%. Per cui, avevo detto precedentemente, parliamo più correttamente di percentuale di carattere ionico. Esiste una formula empirica proposta da Linus Pauling, la quale ci permette di stabilire il carattere ionico o la percentuale, meglio, elettrostatica di un legame. Questa formula va sempre a definire i valori di elettronegatività dei due elementi, quindi possiamo scrivere che la percentuale elettrostatica o di carattere ionico, come lo vogliamo chiamare, è pari a 1 meno logaritmo di meno un quarto di x con A, cioè l'elettronegatività dell'elemento A, meno l'elettronegatività dell'elemento B al quadrato per 100. Questa formula ci permette proprio di stabilire il carattere, la percentuale elettrostatica che ha un legame chimico. Quindi non abbiamo legami puri al 100%, sia come covalenti che ionici, ma parliamo più correttamente di percentuale elettrostatica o di percentuale di carattere ionico. Termino la lezione facendovi vedere questo diagramma, in cui noi possiamo notare questo, che non abbiamo legami ionici al 100%, abbiamo detto quello che più si avvicina è il fluoruro di cesio, così come
anche se possibile, ma non sempre abbiamo legami covalenti puri al 100%, quindi quello che più si avvicina è il fluoro, così come non esistono legami metallici puri al 100%. L'elemento che può generare un legame metallico prossimo al 100% è quello del litio, proprio perché esiste sempre una percentuale elettrostatica. E esiste comunque anche una percentuale di legame covalente, cioè quando andiamo a mettere in compartecipazione una o più coppie di elettroni. Bene, io ho terminato la lezione, spero di essere stato chiaro. Se vi è piaciuta la lezione, schiacciate un like oppure iscrivetevi al mio canale.